E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su The Escapist. Allora, dovreste vedere un po' di modifiche nell'orientamento che ho, perché ho spostato gli schermi. In questo modo riesco ad avere la camera direttamente davanti a me col green screen dietro. Ora c'è un'illuminazione scarsa perché è notte e l'ultimo green screen che ho fatto, che era venuto una figata pazzesca, era di giorno, quindi era tutto ben illuminato, quindi alla peggio non ci sarà il trasparente, vedrete solo il verde dietro. Pazienza, sopravviveremo. Direi di iniziare, ragazzi. Allora, mi assicuro solamente di stare registrando. Sì, tutto ok. Perfection. Ok. Allora, siamo al Shankton State Pen. E ora iniziamo e facciamo un breve riassunto. Ok, siamo qui e non abbiamo assolutamente niente, perché a quanto pare ci hanno sgamati, ma sappiamo come andarci, mettiamolo in questo modo. Le nostre statistiche sono molto buone, oserei dire. Dobbiamo farci la chiave e poi dobbiamo costruire una corda più rampino. Non ho visto se va bene, se è utile o no, non me ne frega nulla, ci proviamo. Noi dobbiamo provare con corda più rompina. Ci serve un batun, sono abbastanza sicuro almeno. Alt, vediamo un po'. Rampino, eccolo qua. Grappled, due crowbar e Dutch tape. Quindi devo fare acquisti da te. Crowbar. No, ho preso il batun, mi serviva. Mi sento un idiota. Vabbè, meno più forte. Mi serve la crowbar. Come faccio la crow? Ok. Dutch tape. Che non ci serve per ora, perché il Dutch tape è abbastanza facile da trovare. E la crowbar, che è un... Salve. Ok. Leroy's desk. E non c'è niente. Mannaggia. Super colla, shaving cream. Ok. Hop. Forza, non girate, non vedetemi! Ah, ok. Ho chiesto per essere riempito di mazzate dalle guardie, ma ho bisogno di vedere dove stanno le cose. Medikit può essere utile. Ah, ok, la guardia non mi mena. E ora arrivano le botte! Ah, ok. Ok, afternoon recall, perfetto. Abbiamo fatto lavanderia e siamo a $63. Dovremmo essere in grado di comprarci la corda, se il nostro amico ce l'ha ancora, ovviamente. Non ci conterei troppo, ma chissà. Maybe. Intanto guardo le quest. Un pacchetto di mentine. Maybe. Non diciamo mai no, perché sai. Eccola qua, 60, boom, mia. Ok, adesso andremo al nostro desk occulto che c'è di sotto e imboscheremo di nuovo anche questa corda, così abbiamo la corda, abbiamo il Dutch tape, abbiamo una crowbar, manca una crowbar e dovremmo essere in grado di farci il nostro rampino, ragazzi. Ok, crowbar, Dutch tape, corda, manca una crowbar, una, e siamo a posto. Ok, ho sistemato un pochino il microfono più in basso, in questo modo abbiamo una visuale piena, chiamiamola così, e siamo a 100 di forza, perfection. E qua stanno massacrandosi di botte, il
perché mi sta bene. Spero che... Ok, e Bruce si piglia botte. E Bruce non aveva assolutamente niente con sé. A parte un dentifricio affilato. Uno spazzolino affilato. Nessun problema. Batun, no, non credo. No, col Batun posso fare il rampino? Non voglio rischiare. A parte il fatto che non ho i soldi per permettermelo, però... Anche fosse, non voglio rischiare. Ah, è così che si fa. Ottimo. Ok, shower blocks. E vai. Ok. Ok, ragazzi. Abbiamo un'altra crowbar. 80 crediti, 76 ci costa. E bam. Ce l'abbiamo. Ora. Sono quasi le 22. Dobbiamo muoverci. Attenzione. Non passare le guardie. Allora. Ah, no, non me ne frega niente. No. Forza. Ok, domani facciamo tutto. Siamo pronti. Arrivo. Sono stanco, ma sì, tutto quello che... Ale. Ho fatto bene. Ok. Dobbiamo andare immediatamente a dormire. Ci arrestano di nuovo per altri 58 giorni. Schifosi. Ok. E ci vediamo fra poco. Nulla che mi serva. Ok, allora. Ci serve tanta intelligenza, mi sembra, perché ho visto le crafting note. L'avevo trovato. Grappling Hope. E serve 90 di intelligenza. Quindi devo andare a studiare un sacco. Perché di intelligenza io ho 26. Ok, io salto il breakfast. Salve. Sì, certo. Au. Ok. Laundry job. Devo farlo, ragazzi, perché rischio. Se poi mi beccano, per così dire, sono senza lavoro, non posso più comprare le cose per scappare. Il trucco è averne sempre 4. 3, 4. Così torno indietro. Ok, possiamo andare al nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a studiare. Dobbiamo proprio metterci lì, concentrarci sullo studio. Insomma, quello che nessuno di noi ha mai fatto nella propria vita, lo dobbiamo fare adesso. L'avessimo fatto quando eravamo più giovani, no? Quando eravamo ragazzini, ora non avremmo bisogno di studiare. Saremmo già a posto, saremmo già a costruire un grappling hook. Tra l'altro mi chiedo come mai in un carcere ci sono... Nei libri le istruzioni che ti rendono in grado di creare un grappling hook, ma vabbè. Penso che sia tipo il fair play, cosa del genere. Forza. Salve, siamo tornati e siamo nella stessa puntata che vi saluto. E come notate lo sfondo è cambiato, questo perché sono successe delle brutte cose. In sostanza, a un certo punto il mio salvataggio si è corrotto. Adesso scusate se sto un po' sclerando qui, ma ora vi spiego. Semplicemente avevo creato il rampino, ero pronto ad andare avanti, avevo le non avevo ancora la chiave per entrare da quelle porte. E ho detto, ok, chiudiamo qui, nella prossima puntata andremo avanti. Peccato che il rampino l'avevo messo in un desk che non è il mio ed è sparito. Quindi ho perso tutti quanti i progressi fatti fino adesso. Ora, io avevo messo qua una cosa che ho costruito nel mentre, vediamo se c'è ancora la pala. Perché ho detto, a questo punto vago il paese e ho deciso di provare a fare un tunnel. A questo punto proviamo. La volta scorsa non sono riuscito col tunnel, vediamo se riusciamo con un tunnel. Mi servirà un piccone, una pala, due pale sostanzialmente, e vediamo un pochino cosa succede.
Perché credo che quel murone grosso vada sotto sostanzialmente e non credo che riuscirò a passare, ma ci proviamo lo stesso, sono curioso. Vediamo, però stavo pensando che mi servirebbe un modo per bucare quel muro, perché ovviamente dall'altra parte ci passerò comunque da sopra. E stavo pensando a farmi un poster che, se non ricordo male, serve Dutch Tape e un magazine. Salve, dottore. Buongiorno, commendatore. Qua c'è il Dutch Tape. Guarda, dai, lasciami stare. Lasciami stare, lasciami stare. Poi ho letto da qualche parte che se faccio una barretta di... eccolo qua, magazine. Ora vado a se faccio una cosa di cioccolata calda è instant knockdown. Cioè li stecco instant. Che figata. No! Au. Ho qualcosa di illegale addosso? No, allora facciamola finita, forse. Li odio. Oh, odio questi poliziotti così maneschi. Ah, si è ripreso, peccato. Odio questi poliziotti così maneschi. Violenza gratuita. Non è giusto. Laundry. Oh, sto per perdere il lavoro in lavanderia. Perfetto. Ah, il poster è legale. Ok. Vediamo se riesco a tornare ad arrivare in tempo in lavanderia a finire il mio lavoro. Vediamo. Non credo proprio, ma. Ci proviamo. Perfetto. Di nuovo in quota. Stavo dicendo, mi serve un poster. Perché, ora vedrete, credo che il poster lo posso tipo... Esatto, lo posso piazzare al posto del muro scassone. Chiedo scusa, io rompo il muro e poi dietro al muro ci posso piazzare tutta quanta la mia roba, tutte le mie stash di roba e quelle non dovrebbero sparire. Perché mi ricordo che in una puntata, non in una puntata, in un tentativo precedente di fuga, avevo creato una buca. Nel laboratorio, nella sala infermeria, no? E dentro quella buca ci buttavo di tutto e di tutto funzionava, cioè andava tutto, nulla mi veniva portato via. Quindi vediamo un pochino. Allora, facciamo questo tentativo. Mamma mia, tutti che passano ora, tutti che passano ora. Yeah! Ok, il problema è dove lo ficco il pezzo di muro? Ovviamente lo mettiamo qui. E boom, pezzo di muro è tutto vostro, ragazzi. Ora, dov'è? Qua. Qui dovrebbe esserci la pala. Vediamo. Ok, e c'è anche questo che mi sarà utile per crearne un'altra, perché non è una pala vera, è una pala. È una pala così, tanto per, quindi dobbiamo starci attenti. Ok. Ok, perfection. Ora, bam, bam. E nessuno ci vede. Ok, perfetto. Il delitto perfetto. Ora, mi serve la chiave, e per fare la chiave mi serve, intanto per cominciare, bam, questo, e mi serve un'arma. Come arma affiliamo questo, ok, la mettiamo qui così nessuno vede, e per ora lo mettiamo qua questo, per ora, poi vedremo. Ora, facciamo vedere che siamo bravi. Andiamo a Leveling Mill. Dobbiamo scoprire chi ha la chiave gialla. Scusami, non volevo. Scusa, non l'ho fatta apposta. Cerca di capire. E per questo ci serve l'instant knockdown. Secondo me, un po' rischioso, ma non so. Vediamo qualcun altro che ha roba da vendere. No. Forza! Forza! Ok! Soldi e... Ah, chiave rossa! Maledizione, 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 maledizione. Ora le guardie mi massacreranno a sangue. Vediamo
Però ti regalo questo perché mi servirà dopo. Vado a farmi massacrare da una guardia a caso. Forza, 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 forza. Picchiatemi, sa, mi picchi, forza. Ah, ok. No, però preferirei che mi picchiassi, perché devo recuperare la vita, se no non posso picchiare gli altri. E comunque il combi me lo faccio in 3 secondi. Evening roll call, ok. Chiamata notturna. Ok. Forse andiamo. Allora, ricapitolando, abbiamo gli accendini, li abbiamo. Ci manca il dentifricio, ma dentifricio ce l'hanno tutti, almeno due di dentifrici. Qua abbiamo una pala. Il Sheet of Meta che ci posso fare un'altra pala. Quindi volendo potrei avere tre pale. Che non fanno assolutamente schifo. Poi ovviamente devo farmi il dummy, ma si fa tranquillo, easy peasy. Mi serve la chiave arancione, c'è niente da fare. Serve la chiave arancione.